lo spettro massonico, non sono io lo spettro massonico, anche se io mi chiamo, vedete, mi chiamo Serafino Massoni, lo spettro massonico, cioè boh, il fantasma massonico, il fantasma, lo spettro massonico, non sono io comunque lo spettro massonico, e tranquilli, 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 perché dello spettro massonico ci parla, oggi ci parla il Prezzemolino Paolo Mieli, vedete? Perché io Paolo Mieli lo chiamo il Prezzemolino, perché voi lo trovate dappertutto Paolo Mieli, dappertutto, 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 e lui ci va matto, perché il mestiere fondamentale di Paolo Mieli, il Prezzemolino, è quello di leggere i grandi libri e poi di farci la recensione sul Corriere della Sera, vedete? Vedete che roba, che due paginate. Io me lo immagino Paolo Mieli questa mattina che sfoglia il Corriere della Sera, io lo sfoglio qua al bar, il Corriere della Sera, qua al bar, ma lui, capito, che sia chiaro, è il Corriere della Sera del bar, che sia chiaro, che sia chiaro. E me lo immagino Paolo Mieli che sfoglia il Corriere della Sera e si trova queste due paginate, Paolo Mieli, dirà, si vede quanto sono importanti, oh. Quanto sono importanti, la mia vita ha uno scopo, dirà, la mia vita ha uno scopo, io non sono un uomo qualunque, Prezzemolino, Prezzemolino, caro Prezzemolino. Poi ha recensito un volumone appunto dedicato alla massoneria, perché il popolo sovrano ci va matto per questi argomenti, capito? Ci va matto. Il libro è di questo scrittore qua, lo trovate scritto qua, guardate, lo trovate scritto qua, va bene? Ecco, lo trovate scritto qua, edizioni in mulino. E il popolo sovrano ci va matto per queste condizioni, situazioni. Sì, e qua Paolo Mieli evidenzia che tutto sommato l'umanità ha dato troppa importanza alla massoneria, troppa importanza. Cioè, alla massoneria l'umanità ha dato un'importanza che la massoneria non ha, anche se esiste un certo Serafino Massoni che di importanza ne ha tanta. In ogni caso, alla massoneria l'umanità gliela ha data troppo di importanza. Questo è vero, perché al mondo non comanda la massoneria, al mondo comandano gli illuminati. E chi sono gli illuminati? Ma ve l'ha detto Serafino Massoni in un video di 10 anni fa intitolato Gli Illuminati. Io, che sono Serafino Massoni, il mio video intitolato Gli Illuminati, ve lo metto nel riassunto di questo video come link, così tutti voi potete andare sul riassunto di questo video, fare clic e vi si apre il video intitolato Gli Illuminati, che tra l'altro è un video bilingue, è in italiano e in inglese. E questo vale sia per voi cari amici che per lo stesso Paolo Mieli. Paolo Mieli, Prezzemolino, guardate quanto è contento Paolo Mieli, quanto è felice e contento. Beh, ok cari amici, allora dopo che avete auscultato questo mio video andate a fare clic sul link che vi proietta sul mio antico video intitolato Gli Illuminati, ok? Ok? Gli Illuminati sono quelli che comandano al mondo, A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, vedete? Io mi chiamo Massoni, capito? Vabbè. Ok cari amici, sono qua al Bar Maluca la Garbatella.